Ciao ragazze, come qua nuovamente, questo è il nuovo video di oggi. Oggi vi presento un trucco che mi è stato richiesto. Come già avrete capito, si tratta di un trucco colorato. Allora, le ragazze che mi hanno fatto questa richiesta sono due: una Lucia, la quale saluto, che con lei parlo sempre su Facebook. Ciao tesoro. E poi c'è Baliat, questa ragazza che mi ha chiesto anche lei un trucco colorato. Nessuna delle due mi ha detto che colori usare, così ho scelto io. E oggi avevo voglia di questi colori sul viola, arancio, corallo, aranciato, fucsia, e ho fatto questo. Insomma, come vedrete, questa volta ho messo un rosetto molto più intenso, ma semplicemente perché secondo me vanno benissimo insieme e perché mi piace tanto. Sto cercando il rosetto che non trovo. Il rosetto che ho usato è questo qua della MAC, che si chiama Girl About Town, ed è questo colore qua, che è un colore spettacolare secondo me. È un fucsia con una puntina di viola, veramente stupendo. Poi, come già vi ho detto, come vi ho detto, il colore del trucco, insomma, si somiglia un pochettino perché va comunque sul viola, e niente, mi piace moltissimo. Avvicino un pochino di più, così magari riuscite a capire meglio. È questo qua. Ho messo un viola, un ombretto nero matte, un colore arancio o arancione, un corallo arancione, un color giallo e il fucsia. Ah, e sotto l'arco da sopraccigliare un color pelle completamente matte. E questo è il risultato finale. Sotto le ciglia inferiori invece ho messo questo ombretto della Kiko, che è un color shock, che già sapete che mi piace tantissimo, e questo in particolare è quello viola, il numero 05. Questa volta vedrete un nuovo prodotto in questo video, perché sto provando da qualche giorno questo fondotinta di questa linea qua, che si chiama Zea, che devo dire mi piace tantissimo. Già però ve ne parlerò più avanti in un altro video, così saprete meglio tutto precisamente. E niente ragazze, questo è tutto. Io spero che vi piaccia questo trucco, e se volete sapere come farlo vi lascio il tutorial. Allora ragazze, cominciamo rapidamente. Prima di tutto, io come al solito applico una base per i miei ombretti. Questa volta sto usando il Love Stage della Essence e la applico con il dito su tutta la palpebra. Una volta che ho fatto questo, andrò a prendere la mia palette di 180 colori della Frulin e andrò a prendere questo ombretto viola completamente matte. Io lo prendo con un pennellino angolare come quello che state vedendo della Sephora, e quello che farò sarà semplicemente tracciare la forma di questo trucco. Io come al solito faccio questa forma allungata verso l'angolo esterno dell'occhio, perché già sapete che mi piace molto, secondo me mi sta bene e poi penso che sta bene un po' a tutte. Però comunque, se non vi piace questa forma, potete tranquillamente cambiarla, modificarla e non succederà niente. Come vedete, io semplicemente applico il colore perché con questo pennellino non riesco a sfumare bene. Una volta che ho tracciato già la forma di questo trucco, andrò a cambiare di pennellino per un pennellino a penna della Essence. Io come al solito prendo un pochettino di prodotto per riuscire a sfumare meglio. Come vedete, lo sfumo portandolo verso l'alto e anche verso l'angolo interno dell'occhio. Ok, sempre della stessa palette andrò a prendere questo colore arancione completamente shimmer. Quello che andrò a fare sarà cercare di sfumare i bordi dell'ombretto viola. Come vedete, lo applico proprio lì al limite, cerco di sfumarlo bene, e anche questo lo porto leggermente sotto l'arcata sopraccigliare, ma non completamente, mi raccomando, è importante lasciare libero un piccolo spazio tra la sopracciglia e questo ombretto arancione. Ok, sempre dalla palette di 180 colori andrò a prendere questo ombretto fucsia completamente matte. Io questa volta lo prendo con un pennello lingua di gatto, che è di Emanuela Bifoli. E come vedete, lo vado a mettere sulla palpebra mobile, ma solamente su una parte della palpebra mobile, praticamente un terzo. Come vedete, con questo pennello semplicemente applico il colore, mi permette di intensificare ma non di sfumare perché è molto difficile. Una volta che ho fatto questo, andrò a prendere un colore tipo corallo aranciato, sempre con lo stesso pennellino a lingua di gatto di Emanuela Bifoli, e lo applico subito dopo il color fucsia. Come vedete, io come al solito lo applico un pochettino al di sopra dell'ombretto fucsia, perché così farà quel bel effetto di sfumatura fatta bene. Sempre ve lo ripeto, è molto semplice riuscire a sfumare i colori. Secondo me questa tecnica è veramente ottima. Ok, come vedete, lascio libero l'angolo interno dell'occhio, giusto perché andrò a mettere un altro colore.
E sempre della palette di 100 colori, di 180 colori, andrò a prendere questo ombretto giallo completamente shimmer e lo applico proprio lì all'angolo interno dell'occhio. Questa volta però sto usando un pennellino per applicare ombretto, che è della Sephora, e come vedete applico e cerco di sfumare allo stesso tempo. Lo sfumo con il color corallo aranciato e con il color viola. Ok, per ultima cosa, anzi penultima cosa, prenderemo questo ombretto matte color pelle e lo applico sotto l'arcata sopraccigliare. Adesso sì, per ultima cosa, prendo questo ombretto completamente matte nero della palette della Naked 2 con il pennellino angolare e lo applico all'angolo esterno dell'occhio. Faccio questo semplicemente perché vorrei un pochettino più di profondità, visto che non si riesce a capire tantissimo la profondità con il color viola. Allora, quello che faccio è tracciare una riga completamente dritta verso l'angolo esterno e poi cercare di sfumare portandolo verso l'interno, ma poco, perché altrimenti non verrà come io voglio, si devono vedere molto i colori, tutti questi colori accesi. Ok, visto che con il pennellino angolare non riusciamo a sfumare bene, cambio nuovamente al pennellino a penna della Essence e lo passo leggermente. Adesso sì, andrò a prendere questo ombretto in crema in gel della Kiko, un color show, il numero 05, con un pennellino angolare, e lo applico al di sotto delle ciglia inferiori, proprio su tutta la rima sotto le ciglia inferiori. Questo colore mi piace moltissimo, è un color tipo viola lila molto acceso e poi a lunghissima tenuta, la cosa più importante. Questi ombretti qua mi piace molto anche applicarli proprio all'angolo esterno dell'occhio, proprio sulle dove noi lacrimiamo tantissimo, perché non andrà via e questa è una cosa molto buona secondo me. Subito dopo andremo a fare la riga d'eyeliner, non riesco a parlare. Questa volta sto usando l'eyeliner in gel della Essence e questo pennellino sottilissimo che è della Ouija Com, che già ve l'ho detto tanto tempo fa, l'ho pagato all'incirca 8 euro qualcosa e mi piace tantissimo. Io questa volta però non faccio la solita riga d'eyeliner troppo doppia, è una riga di eyeliner abbastanza sottile, però con la codina verso l'angolo esterno che mi piace tantissimo. Anche questa codina verso l'angolo esterno secondo me sta bene a tutte, però è una scelta personale se volete farlo oppure no. Ok, semplicemente facciamo la riga d'eyeliner, io come al solito faccio questa parte un pochettino più veloce per non scocciarvi. E una volta che abbiamo finito qui andremo a mettere mascara, questa volta sto usando la I Love Extreme della Essence che già sapete che mi piace moltissimo. E semplicemente lo applico su tutte le mie ciglia, sia sopra che sotto. Già sapete, se ancora non avete visto il mio video dove vi faccio vedere come applicare bene il mascara per avere un effetto ciglia finte, sicuramente vi invito di andare a cercarlo perché è facile e ci è voluto un po' di tempo per cercare di capire come mettere bene il mascara. Ma comunque. Come vedete lo sto mettendo anche sulle ciglia inferiori. E subito dopo andremo a fare la sopracciglia. Io uso questa matita della Essence, che mi piace anche questa tantissimo, e io uso la numero 02 Brown. Semplicemente vado a disegnare la mia sopracciglia, poi con uno spazzolino che viene là vicino andrò a sfumarlo, per poi dopo cercare di fissarlo con il mascara in gel della Essence. Ok, una volta che abbiamo fatto questo, andremo a prendere il mascara in gel della Essence. E quello che cercherò di fare sarà fissare la mia sopracciglia. Io per fissarla semplicemente la vado a pettinare. Ok, una volta che abbiamo fatto questo, vi farò vedere come fare la base e come la faccio in questo momento. Sto provando questo prodotto della Zea, si chiama Honey Look, il numero 213, è il colore che loro mi hanno inviato. Purtroppo non è dello stesso colore della mia carnagione, è un pochettino più chiaro, ma comunque lo sto usando perché lo voglio provare bene. E come vedete lo applico con un pennello, questo è della Real Techniques, e lo applico su tutto il viso. La coprenza di questo fondotinta è modulabile e mi piace molto in realtà perché non appesantisce la pelle, copre abbastanza bene e non si sente così pesante. Io come vedete applico veramente pochissimo, cerco di sfumarlo il meglio possibile. E la cosa più interessante di questo fondotinta è che è ideato per la pelle con acne o comunque per le ragazze giovani che hanno questi problemi qua. Io devo dire la verità, ultimamente ho tanti problemi di brufoletti
Sto usando sia la crema idratante che questo fondotinta e mi piace molto come sta funzionando. Ok, una volta che ho fatto questo, prendo questa terra che è della New York Colors, il Mosaic Face Powder, e come vedete l'applico su tutto il viso quasi come se fosse una cipria. Questo è semplicemente per farla diventare un pochettino più scura, visto che è un pelino più chiaro del mio colore in questo momento. Ok, una volta che ho fatto questo andrò a fare un po' di contouring. Già lo sapete che mi piace molto fare il contouring quando faccio un trucco occhi molto esagerato o comunque molto drammatico. Secondo me ce n'è proprio bisogno. E io come al solito applico proprio lì sopra dei miei zigomi. Ricordate che così come applico io la terra va bene per le ragazze che hanno più o meno la mia stessa forma di viso, o che comunque hanno una forma di viso un po' tonda. Una volta che ho fatto questo, sempre con lo stesso pennello che è di Emanuela Biffoli, andrò a prendere questo fard che è della MAC e si chiama Mocha. È un bellissimo color rosa, molto naturale, e lo applico leggermente. Basta pochissimo per avere un po' di colore. Ok, una volta che abbiamo fatto questo, ah sì, dimenticavo, io come al solito metterò un pochettino sul mento perché mi piace. E poi andrò a mettere questo illuminante che lo applico sempre con lo stesso colore. Questo illuminante della Essence è un illuminante che in realtà è per le ragazze bionde, ma secondo me su di me sta benissimo, mi piace molto come sta. E come vedete lo applico proprio al di sopra dei miei zigomi e dà una bella luce, soprattutto quando prendete i colori più scuri, è molto bello, dà un colore molto molto bello. E per ultimo andrò a mettere un po' di rosetto. Questa volta sto usando un rosetto della MAC che si chiama Girl About Town, che è una sorta di fucsia con una puntina di viola che amo, mi piace tantissimo il colore e poi anche la tenuta, la coprenza, perché comunque vedete io ho le labbra abbastanza scure. E niente, questa volta sto disegnando prima il contorno labbra con un pennellino sottilissimo sintetico, che se non mi sbaglio è del marchio Royal, e cerco di riempire un pochettino e poi passo il rosetto direttamente. E niente ragazze, questo è tutto, io spero tanto che vi sia piaciuto questo trucco, vi invio un bacio grande grande e ci vediamo in un prossimo tutorial. Ciao!